8 duplici omicidi compiuti da una celebre ormai beretta calibro 22 con i famosi bossoli H, una lunga fase processuale, molti indagati, nessun colpevole, certo. Possiamo dirlo? Sì. Da dove vuoi partire? A te la parola. Sì, no, partirei appunto da questo discorso qui del nessun colpevole certo, no? Perché noi abbiamo ovviamente delle sentenze parziali che però sono state molto, molto discusse, non solo a livello di giornalistico ma anche a livello di giudiziario, perché abbiamo avuto delle sentenze controverse e che riguardano solo alcuni omicidi e non tutti, quindi anche per chi le accetta diciamo che deve ammettere che comunque non è un caso risolto. E quindi per rispondere alla tua domanda è assolutamente, possiamo definirlo tale, quindi non risolto, è un caso che è ancora pulsante. Sappiamo che ci sono delle indagini, anche se a mio avviso non porteranno a nulla di definitivo, perché è passato troppo tempo, è passato troppi anni. Io ho cercato di dare nel mio primo lavoro un imprinting storico alla vicenda, poi questo lo feci nel 2011, poi è successo che l'indagine si è riaperta, sì. Anche in virtù di un qualcosa che è stato documentato appunto sia nel libro che nel documentario di Scopeti, che riguarda il giorno dell'ultimo omicidio, che possiamo affermare scientificamente non... Ecco, qual è il giorno? Il giorno non è l'8. Non è di sicuro l'8. E questo è palese e tangibile, anche se molta... chi ha lavorato per costruire queste sentenze ovviamente non lo accetta, però noi abbiamo il parere di 5 medici legali e 3 entomologi molto importanti, quindi persone qualificate che lavorano quotidianamente in questo campo, che ci danno questa indicazione. Poi prima di me era stata già data dal professor Introna, che è un altro illustre entomologo, certo, e medico legale. Quindi da un punto di vista fattuale e oggettivo noi abbiamo questo problema, che è il problema del giorno per l'ultimo omicidio. Questo cosa significa? Significa che la testimonianza del testimone reo confesso Lotti e Pucci, che sono l'unica fonte di prova che hanno portato a queste condanne, se ne va via, quindi che le loro testimonianze si basavano proprio su quel giorno, sull'8, giusto? Però stranamente questo punto è stato sia dai media, specialmente quelli locali, quindi mi riferisco alla Nazione, ai giornali locali, è stato non considerato, quindi è stato, e sia dagli inquirenti, è stato bypassato. E si è passato a parlare e a fare prime pagine sulle ossa del Pacciani, certo, e cose varie per distrarre diciamo l'opinione pubblica. Ecco, questa era la mia apertura polemica. Sì, rimaniamo lì perché questo è molto interessante. Del resto Paolo, con questa sua indagine personale, ha contribuito a in qualche maniera riaprire il caso all'interno del caso più grande, diciamo quello relativo all'ipotetico omicidio dell'8 settembre. Poi c'è stato anche l'avvocato di Aria Adriani, delle vittime francesi appunto. Delle vittime francesi. Che ha preparato degli esposti, quindi fondamentalmente da un punto di vista giuridico è stato lui poi a riaprire un po' il caso con l'ex PM Canessa, che ora non se ne occupa più. Sì. Per fortuna, dico io. E, mentre da un punto di vista mediatico, diciamo che quando io feci il documentario nel 2011-2012 non se ne parlava quasi più da un punto di vista mediatico, e questo un po' io diciamo posso dire di aver contribuito a un po' ridare vigore un po'
non all'inchiesta, ma comunque al caso e a raccontarlo per quello che in realtà è, cioè un caso non risolto. Sì, a nuovi sviluppi quantomeno. Tutto nasce dall'analisi delle foto, giusto, di entomologi, delle larve di Sì, mosca carnaria sui diciamo cadaveri, che questo giusto? è uno degli spunti, no? Poi ci sono tanti altri punti che dimostrano appunto che queste testimonianze sono false, quelle dell'Otti, tipo nel delitto di Baccaiano, nel delitto di Giogoli, nel Esperto. delitto di Vicchio, insomma, nel libro l'abbiamo ben spiegato e questa analisi, ripeto, non sono ipotesi, ma sono fatti documentali, quindi Certo. presi da documenti del processo, presi dagli atti di indagine, che dimostrano chiaramente che è intervenuta la discrezionalità del giudice che ha giudicato colpevole Vanni, però il PG, scusa, chiedeva la condanna di Lotti per calunnia. Questo è un fatto che i giornali non hanno assolutamente detto. E diciamo è un fatto abbastanza significativo, insomma, che sta a significare che c'era un forte contrasto anche nella magistratura all'epoca. Quindi queste condanne io personalmente ci metto un bel punto interrogativo. Tra l'altro la dichiarazione di Lotti è contraddittoria, giusto? Cioè il Sì, fatto che si tanti punti. trovasse insieme al Pucci quasi sembra che siano passati di lì per caso, non si capisce bene, ci vuoi dire qualcosa di più? Ma i punti sono tantissimi, non solo sul delitto di Scopeti, quello di Baccaiano ad esempio, che abbiamo cinque testimoni che passano nell'immediatezza, quindi Sì. nell'arco di un minuto, 2 minuti, Lotti descrive che loro erano lì con due auto, erano in 3 persone con due auto, questi testimoni si passano, si fermano e non vedono né auto né persone, quindi ha Sì, detto clamoroso. una menzogna proprio palese, è scritto negli atti, cioè voglio dire, Certo. più di quello che cosa si vuol dire? Si può contestare una perizia, ma qui sono più medici legali che Che dicono affermano la stessa questa cosa. cosa. Uno dice che è la domenica 8, cioè il professor Maurri, quello dell'epoca, gli altri dicono tutti o il sabato o il Addirittura il venerdì. venerdì. Spieghiamo bene perché il problema fondamentale è questo. Dalle analisi delle foto sembra che le larve fossero uno stato avanzato, diciamo, rispetto alla deposizione delle Sì, uova e sia le larve che anche lo stato, i è cadaveri brutto a anche. dirlo, insomma, era quasi avanzato stato di decomposizione. E quindi questo non può essere successo in La mezza sera prima, giornata, insomma, no, diciamo assolutamente dalla no. domenica sera alle 14 del lunedì, quando tutto fu scoperto, Assolutamente giusto? no, purtroppo sono foto non pubblicabili, quindi perché ci vorrebbe l'autorizzazione dei familiari, però chiunque, anche un tabaccaio che le vede, si rende conto che quei cadaveri non possono essere della sera prima. Io La sera prima. Chi? credo anche ci sia un testimone, una certa Sabrina Carminiani, Sì. che la domenica pomeriggio dice di aver visto delle mosche già lì Ah, in zona. Si era già. fermata, doveva andare via per il cattivo odore, aveva Ecco. visto la tenda, era vicinissima e quindi probabilmente già la domenica pomeriggio in avanzato stato Avanzato stato. di Anche Sandro posizione. Federico, Sì, il questo capo della delle squadra. Sì, ho indagini della visto anche la trasmissione, sì. SAM, Sandro Federico, Della squadra antimostro all'epoca. Torrisi che coadiuvava il corpo dei carabinieri, quindi lo stesso Canessa e Fleury chiedono appunto a Maurri, al medico legale, di indicare l'ora della morte del giorno 7, questo nella richiesta che fanno Almeno al sabato, quantomeno. ecco, quindi all'epoca, nell'85, quindi era già convinzione già Ecco. dall'85. Non ho scoperto nulla di nuovo io, No, però ci sono l'ho, delle prove a diciamo, sostegno. ecco, l'ho documentato, diciamo. Mi sono occupato di far analizzare le foto dell'uomo, perché quelle della donna appunto l'aveva fatto già Introna, Sì. da 5 medici legali entomologi estranei alla vicenda, quindi disinteressati, più un medico legale che era in sala autoptica, cioè professor Marello. Tutti danno questa indicazione, quindi è un dato scientifico acquisito che Beh, purtroppo non è stato considerato e continua a non essere considerato, però. sì.
C'è una domanda già, prego, sì, potete sottoporle. Allora, ad autoaccusarsi anche tra l'altro. Sì, me l'hanno fatta spesso. Allora, innanzitutto in un giudizio distinguiamo la risposta in questi due ambiti. In un giudizio processuale non si deve motivare perché si mente, ok? Dal momento in cui non si trovano riscontri, un chiamante in correità, cioè io commetto un omicidio e dico che c'era anche lei, devo portare dei riscontri, giuridicamente parlando. Se li porto incongruenti o falsi, il giudice deve assolvere, questo dice il codice penale. Da un punto di vista fattuale, Lotti era una persona che non aveva casa, lavoro, famiglia e soldi e parenti. Viene messo in regime di protezione e pagato dallo Stato. Quindi bisogna vedere condizione sociale, motivazioni e tanto altro. Lotti non va in carcere, ci va a sentenza, quindi fa 4 anni senza andare in carcere. Prende, mi pare, 1.400.000 lire al mese, una cosa del genere. Per quegli anni, insomma. E va in carcere nel 2000. Dopo poco muore. Perché comunque aveva anche delle complicazioni fisiche. Ecco, questo vorrei che lo spieghi tu. Aveva delle complicazioni fisiche e l'accordo prevedeva anche delle controlli, spese mediche, insomma, da sostenere, e lui non aveva idea di come fare queste cose. Quindi da un sacerdote, magari, se sbaglio, sì, no? Con l'appoggio di un sacerdote. In una comune con degli extracomunitari. Quindi magari se fosse vissuto ancora qualche anno, magari avrebbe anche ritrattato. Secondo me di morte naturale. Questo non lo sappiamo perché nessuno ha mai potuto avvicinare questo individuo, neanche il suo avvocato. Nessuno ha mai potuto avvicinare questo individuo. È stato avvicinato dal suo avvocato quando 2 mesi prima che morisse, quando era già in condizioni di, diciamo, gravi. Quindi c'è da riflettere anche in questo. E quindi credo di averle risposto, insomma. Sì, quindi... No, anzi, tutto può contribuire a renderla più interessante. Tra l'altro sottopongo la questione a tutti e tre. Perché questi due francesi si fermano in questa piazzola dove sembra che non ci sia niente da vedere nelle vicinanze di così interessante per i prossimi giorni? Un paio di tappe, ma veloci, è vicino a dello sporco, insomma, dei cassonetti, non ricordo bene, da sulla strada. Perché si ferma lì per più giorni? Non so, questa può essere... Per più giorni no. Ecco, non c'è... ci si ferma. C'è l'evidenza che siano stati lì gli scontrini, ho letto degli scontrini, ma si arriva fino al, se non sbaglio, al venerdì. Non ci sono scontrini che testimoniano la loro presenza oltre il sabato, giusto? No, gli scontrini si fermano al venerdì, e questo l'ha documentato l'avvocato Adriani nel suo libro, quando fece appunto nel 2012 questo libro che io presentai. E si fermano il venerdì, l'ultima testimonianza visiva risulta il venerdì sera. Ecco, quindi... Non è vero che sono stati visti la domenica, perché quelle testimonianze della domenica sono state fatte su una foto che non era quella attuale della ragazza, quindi una ragazza con i capelli corti, e i testimoni dicono di aver visto una ragazza dai capelli corti, quindi non tutti e due i ragazzi. Perché la foto con i capelli corti era del passaporto, era bianco e nero di qualche anno prima. Quindi non è probante, quindi non conta niente quelle due testimonianze. Tra l'altro testimonianze che si plasmano negli anni e 10 anni dopo arrivano a dire che hanno visto tutte e due, mentre inizialmente dicono di aver visto solo una ragazza dai capelli corti. La testimonianza di me era dei miei parenti. Ah sì, Bonciani. No, ma le testimonianze sono genuine, però voglio dire... No, è vero, una cosa che appunto ricorda anche Vieri Adriani, essendo lei una commerciante, era abituata proprio a tenere sui piedi scontri. E è proprio il caso che l'ultimo sia del venerdì è abbastanza...
significativo. Comunque, anche a sentire i miei parenti, effettivamente loro si sono basati molto sulla foto del passaporto, la carta d'identità, dove si vede questa Nadine Morio con i capelli cortissimi. In realtà aveva i capelli abbastanza lunghi, no? Sì. Poi contano i riscontri fatti nell'immediatezza, perché poi il ricordo amnestico negli anni poi si modifica, certo. si parlando, no? E quindi cambia. Questo è, però vorrei anche parlare del lavoro nuovo, quindi del, certo. del se, che struttura la se serie. Ci sono domande su questo punto andiamo avanti. Quindi la serie in 8 puntate immagino che prenda avvio da Signia, dove tutto è cominciato, sì. E dove verrà anche presentata, giusto? Sì, verrà presentata, uscirà il 21 agosto, quindi proprio a 50 anni, ed è un viaggio nei luoghi dove si spiegano le dinamiche degli omicidi, quindi non si entra in un discorso giuridico, non si entra in un discorso di ipotesi, di indagine, ma si conduce lo spettatore alla visione alle nozioni di quei delitti, perché magari qui a Firenze alcuni di voi li conoscono, però altrove magari no, ecco, quindi il lavoro si basa, quindi ogni puntata sarà su un luogo dell'omicidio e verrà raccontato appunto nei dettagli le cose fondamentali di tutti i delitti del mostro, che partono appunto dal 68, secondo me. Meno pare. No, vabbè, tanti dicono che il 68 non è incluso nella serie dei delitti. Sì. Io ho parlato recentemente col dottor Donato, che era il capo della scientifica ai tempi del processo Pacciani. Tutti garantiscono che si tratta di un'arma e di una beretta, quindi anche ultimamente nelle ultime indagini si è parlato di due armi oppure di un'arma diversa, ma... E io della stessa partita di Bossoli, giusto? Comunque si parla... Quello non è certo, è molto probabile, ma non è certo scientificamente, però io parlo attraverso i periti, non per mia opinione, quindi... Riferisco quello che nel libro, riferisco quello che dicono i periti, no? Sì. Anche come modus operandi, cioè voglio dire, una pistola che uccide nel 68 una coppia, poi passa di mano e passa questo... un altro serial killer che continua a uccidere le coppie. Certo, certo. E per questo nasce la pista sarda. Ecco. Sì. Infatti, cosa vogliamo dire sulla faccenda dei Sardi, Vinci, Mele, eccetera? Tutta quella storia. Allora, per quanto ne so io, la pistola era stata acquistata proprio da Musardo, perlomeno ho sentito dire, negli anni 60 non ero fuori. Che facesse parte di quel clan è emerso anche durante il processo, quando è stato interrogato Giovanni Calamosca, che era un boss, e lui è l'unica persona che ho sentito affermare che la pistola era di proprietà del Vinci. Lui proprio lo dice in tribunale, la pistola era sua. Ora, se la pistola era del Vinci era nelle sue mani, non lo so, secondo me difficilmente si esce da quella cerchia per il personaggio che ha sparato, perlomeno nel 68, poi se diciamo che fa parte della serie del mostro di Firenze, probabilmente questo personaggio faceva parte di quella cerchia e ha continuato. La pista sarda, ecco, l'avrei un pochino più... seguita anche in seguito, non l'avrei accantonata subito come è successo per il video dell'89. Negli anni 80, non so. 88. Sono finiti in gara un po' tutti. Esatto. L'unico che è rimasto fuori fu Salvatore. Salvatore. Però Calamosca aveva tutto l'interesse di andare appresso al PM. Processo. Magari mi manca questo passaggio. No, che si possa dire che la pistola venga da Sardegna, no. Si può dire che è una beretta, che è una calibro 22, si può dire che è poi quella che ha continuato a sparare, però la provenienza non si può assolutamente affermare, perché potrebbe essere quella che non sparita a Villa Cidro, ma potrebbe essere anche quella rubata a Borgo San Lorenzo.
nell'armeria, ne dico due per dirne tante, insomma. Però che ci sia la certezza che quell'omicidio sia stato compiuto da qualcuno dei sardi, assolutamente no, perché non ci sono indicatori in questo senso. Potrebbe benissimo essere, come io penso, una persona avulsa da quel, come poi dirò nel documentario, cioè non mi torna che quel delitto lì di clan, no? Come è stato connotato con Stefano Mele, uno dei Vinci, cioè, i sardi avessero scelto una sera dove c'era anche un bambino, un testimone. La donna usciva tutte le sere e quindi potevano scegliere benissimo un'altra. Un altro dato, ti dico, il lampeggiante acceso. Se è un delitto di clan, quindi io, te e lui uccidiamo, lasciamo il lampeggiante acceso con Mele che accompagna il bambino per due ore, che richiama l'attenzione. Sulle spalle, sulle spalle. Questa presenza del Mele, poi soprattutto il fatto che lui si prende la colpa. No, Mele non c'era, Mele non c'era perché Mele indica un punto di sparo che non è quello che poi risulta nell'esame autoptico e nei verbali di sopralluogo. E secondo te perché poi si prende la colpa? Perché non c'era. Perché non c'era, perché era innanzitutto un oligofenico. Un altro della serie. Poi ha preso un bel po' di schiaffoni da chi la interrogava, evidentemente. Perché lui, sia nel 68, sia lui che il bambino, dicono, il bambino dice papà non c'era. Lo ha ridetto anche a me recentemente. E il Mele dice io non c'ero. Stessa cosa quando viene rinterrogato nell'82, io non c'ero. E stessa cosa ridice nell'85. Poi chiaramente il personaggio era particolare, non stava bene di testa, quindi fatto sta che Francesco Vinci in due omicidi era in carcere, quindi il fatto che la Loccia andasse con più uomini è stata una casualità e quindi è andato a prendere proprio una coppia dove lei aveva una situazione particolare come prima. Cioè, ripeto, i sardi non avrebbero scelto un giorno dove c'era il bambino, il testimone, che poteva o rimanere colpito o comunque poteva dire. È sempre il testimone, insomma. Queste ed altre ragioni ci dicono che quello non è un delitto di clan. Se poi si dice quello è stato compiuto da uno degli amanti della Locci, possiamo anche dire che noi non conosciamo tutti gli amanti della Locci, ma ne conosciamo i fratelli Vinci. E mi pare Cutrona lo fosse, e l'ultimo era Antonio Lobianco, ma chi ci dice che magari ne avesse altri? Certo. Come molto probabile. Come insegna il dottor Lecter, no? Si inizia a desiderare, quindi si può immaginare che conoscesse Barbara Locci, perlomeno, o perlomeno la sì, no. Questa è la mia idea, però dire che quel delitto è un delitto dei sardi, secondo me, è un'analisi che non si può fare. Non ha riscontri oggettivi, anche se c'è una condanna su Stefano Mele. Lui qualche anno di carcere si è fatto. Si è fatto 14. Poi. Allora, Vigilanti fu indagato nell'85 e innanzitutto io non ho apprezzato assolutamente il metodo di una certa stampa locale di sbattere il mostro in prima pagina senza nemmeno sapere. Cioè, si sa che è indagato, ma senza nemmeno sapere quali sono gli elementi. Quindi prime pagine, allusioni al mostro, eccetera. Potrebbe essere come non potrebbe essere. Quindi già c'è uno sbaglio, secondo me, che questo avvenne anche per Pacciani, lo ricordo, avvenne anche per Francesco Vinci, proprio un modo di approcciare, per Calamandrei, è un modo di approcciare, secondo me, che io proprio respingo assolutamente. Comunque, al di là di questo, su Vigilanti ci sono degli indizi, ma ci sono degli indizi che
risalgono all'85 e al 94. Vennero rinvenuti dei ritagli di giornale, dei bossoli calibro 22, vennero fatti degli accertamenti. E poi c'è la questione dell'eredità presunta, no? A quanto se ne sa è tutto qui. E come siamo arrivati a per Adriani, che fa un esposto indicando questa persona come persona da approfondire. Poi è uscito fuori questo medico di cui non si sa assolutamente nulla e non se ne è mai parlato. Medico di Dicomano? Sì, che io non avevo mai sentito in 30 anni, in 40 anni, e non se ne sa niente, quindi la procura, non dando nessuna indicazione, non si può fare una valutazione. L'ipotesi dei medici è sempre molto affascinante, c'era stato quello di Perugia, no? Sì, è quasi come se il mostro dovesse essere per forza un medico. Un medico, un chirurgo, grazie, in maniera di rigetto del portatore. Prego. C'era, se abbiamo concluso da questa parte, passo all'altra domanda, prego. Nel senso che se fosse stata la prima figura uscita ai tempi delle indagini a Fasciani, sarebbe stata molto più attendibile rispetto a tutti gli altri. Ma lui è stato, è uscito nell'85 come indagato, e neanche è uscito, diciamo, ne è uscito fuori. E gli altri elementi che mi hanno sorpreso, questa persona, leggendo il libro di Filastro, Storia delle Tenende Infami, Filastro ha detto al mostro una notevole preparazione militare per la capacità di sparo, la precisione di sparare, l'agguato alle vittime. Sapeva sparare, e vigilando nel territorio, ha combattuto in guerra. Ma le indagini non si possono. Io ho letto su Facebook dei commenti, dice: datemi degli elementi per escluderlo. No, non funziona così, è il contrario. Datemi degli elementi per dire che lo è. Questo lo stato. I bossoli ritrovati, i giornali del giorno dopo gli omicidi non potevano essere degli elementi. Sono indizi. Però non, che prova. Non determinati, certo. C'erano giornali anche su altre, perché si è parlato di stragi di Stato, eccetera, eccetera. Perché aveva, sì. Lui collezionava dei giornali sulle stragi di Bologna, sì, mi pare. Sì. Allora uno che ha tutti i libri scritti sul mostro di Firenze, cioè, è un probabile sospetto. Cioè. Che ne so, io è questo, fondamentalmente sono questi gli elementi cardine. Sì. C'è anche ti volevo solo dire che c'è anche il discorso di una certa corrispondenza geografica, perché lui è di Vicchio, sì. Stava comunque, sì. La madre è vissuta fino all'88, sì. Stava lì vicino alla vicina, sì. Di casa, sì. Delle prime, sì. Vittime, e comunque lui era anche vicino di casa a Prato di Salvatore Vinci, sì. E della zona del bar di Mercatale, che probabilmente, a quanto diceva, sì. Spezia, era frequentata anche dalla Locci, quindi sì, ovviamente. Sono indizi che però non ti, cioè, autorizzano a fare una prima pagina il mostro di Firenze, cioè voglio dire, poi magari esce fuori qualcosa, secondo me la chiudono, la stanno chiudendo l'indagine, però capisco che si devono vendere copie di giornale, però insomma. Via ad accusare, mettere in prima pagina. No, è stato posto all'attenzione giustamente dall'avvocato delle, certo. Vittime. Poi sta agli investigatori valutare, però quanto è, magari loro ne sanno di più, ma da quanto è, sì, uscito, sì. Sui giornali c'è nulla assolutamente. Io volevo tornare a dire una cosa. Come mai la moglie di Francesco Vinci va a fare scuse alla moglie di Giuliano? In realtà questo è scuso. Questo è quello che riferisce. Sì, a un giornalista. Bisogna di essere vero. C'è un verbale? No. È un giornalista che lo. È un giornalista che lo riporta tramandato 40 anni dopo.
L'incontro è sicuro? No, no, no. È un qualcosa che, come se io raccontassi un episodio mio personale vissuto 30 anni fa. Questo non c'è nessun verbale, non c'è nessuna dichiarazione in questo senso. Perché non sono state fatte le indagini, innanzitutto era un periodo storico differente, quindi se tu vai a vedere altri delitti, tipo il delitto di Via Poma, i delitti degli anni 80 e 90, ci si comportava così, quindi inquinamento della scena del crime, cioè, quindi la prassi era questa. E non si può dar contro più di tanto agli investigatori di allora. Sono state quindi analizzate male queste scene del crimine, sono stati repertati male, non sono stati conservati e aggiungerei che non c'è stata la volontà quando la tecnologia è andata avanti, quindi noi abbiamo solo un reperto valido, tra virgolette valido perché non sappiamo come è stato conservato ed era la tenda dei francesi, perché le auto sono state tutte o rottamate o restituite o date indietro, quindi la tenda dei francesi e la busta che il mostro spedì al magistrato. Quella è stata fatta con la colla, quindi non ha DNA e questa risposta ce l'abbiamo. La tenda non ce l'hanno mai voluto dire, se l'hanno analizzata, non l'hanno analizzata, silenzio totale, nessuno glielo va a chiedere, quando glielo chiedono non rispondono, quindi oltre questo non si può dire. Ci sono casi che hanno risolto, tipo quello della contessa Filo della Torre dopo 25 anni col DNA, quindi ci si poteva provare, sicuramente, però probabilmente il DNA o l'hanno conservata male e sanno di non poter tirar fuori niente, oppure sanno che quello che esce, può uscire fuori non è quello che vogliono loro in base alle sentenze precedenti. Quindi non ci sta il DNA di Pacciani, non ci sta il DNA di Vanni e non ci sta il DNA di Lotti. A proposito, dai la faccia. Sì. Oggi l'avrebbero fatta franca? No. Quel signore di Prato, del delitto dell'Ugnano, al secondo delitto l'hanno beccato. Adesso il mostro di Firenze non potrebbe esistere, con le telecamere, i telefonini, cioè DNA. Anche a livello di indagini, no? C'è chi dice che su queste scene del crimine entrava chiunque. Sì, ci sono le foto. Quindi. Ci sono le foto, ci sono nemmeno la tenda. Nessun elemento, nemmeno la tenda dell'85. Non c'è nessun elemento che ci indichi che ci sia più di una persona. Non c'è nessun precedente nella storia della letteratura criminale e criminologica di delitti compiuti da più persone con una stessa matrice, cioè qui parliamo di una vittimologia, parliamo di coppie, non c'è nessun precedente in questo senso, né della molteplicità delle persone, né per la lunghezza del periodo, né per la vittimologia. Quindi sarebbe il primo caso al mondo che delle persone per 17 anni si associano e addirittura attraverso un mandante vengono pagati per fare delle escissioni. Non esiste. Sarebbe un caso unico. Può anche capitare un caso unico, ma lo dovete dimostrare con delle prove. Il famoso lancio del corpo del francese, leggenda. Questo è il gesto, carica, quindi era un personaggio forte. Non sono stati in due a scoprire, perché
se fossero in due qualcuno avrebbe fermato il francese, il ragazzo che scappava, l'avrebbe placcato, invece ha fatto un po' di metri e chi sparava ha continuato a sparare, perché abbiamo i bossoli. È stato ritrovato nel bosco un po' distante dalla tenda, sì. Quindi è scappato, non sono due pistole perché sarebbe stato ucciso a bruciapelo, quindi è una pistola, 8 colpi, non 2 pistole più colpi, perché sennò non c'è ragione di ucciderlo col coltello. Le tracce del coltello sul retro, mi pare, della tenda, quindi sono precedenti poi al... Ma il retro sulla tenda, noi non sappiamo se la tenda era già rotta da prima, ah, quindi ecco, già ci può essere anche è un presupposto ipotesi. Che... Anche perché è solo il telo di sopra, suggestivo, ma... Sì, si ipotizza un'ipotesi molto probabile, ma non abbiamo foto della tenda prima e foto della tenda sì, dopo. Sì, certo, certo. Quindi... Il Cucci invece ci racconta magari... che ha visto il bagno. Però magari ci sono e sì, stanno sì, agli altri. Sì, sì. Il Pucci diceva che il Vanni entrava all'interno dal nostro. I due sono entrati. Il Pucci diceva che al processo, e queste sono delle registrazioni che io ho tirato fuori, ho fatto pubblicare a Radio Radicale, integrali dei processi. No, molto di più. E il Pucci dice al processo che i ragazzi francesi erano tutti e due morti nella tenda. Cioè, di fronte a una testimonianza del genere, cioè di alzarsi, l'avvocato difensore deve alzare e andarsi. Quindi... Ho avuto tanta pazienza qui la storia. Sì, sì, sì. Stiamo parlando comunque di un altro oligofenico, per cui giusto, insomma, sappiamo, forse peggio dell'Otti, quindi è un po' meno attendibile. Interveniva in suo aiuto per dire sì, stavo... Quindi spero che questo nuovo PM, Luca Turco, abbia un pochino delle vedute più ampie rispetto a chi l'ha preceduto, che comunque aveva quest'idea dei mandanti, degli esecutori, del dottore mandante, di cui Calamandrei è stato assolto, altri mandanti non sono stati trovati, quindi per 30 anni si è andato avanti su questa linea che non ha portato assolutamente a nulla, e quindi spero che il PM nuovo, se non chiude il caso, abbia un'apertura, diciamo, non si innamori della tesi, ecco, perché poi in questa storia c'è questa caratteristica che ogni investigatore, parliamo da Rotella, di Pacciani, sì, poi dopo a Canessa che si innamorò dei mandanti e degli esecutori, speriamo che il PM nuovo abbia un'apertura, diciamo, per quello che si può fare, perché adesso sono passati tantissimi anni, quindi la percentuale che si possa scoprire qualcosa è quasi vicino alla storia. Sì. Cioè, vorrei capire come mai noi alla fine parliamo come una questione di memoria, no? Cioè, noi ricordiamo Vanni, Lotti, Pacciani come dei soggetti assurdi che sono stati inseriti in questo meccanismo. L'opinione pubblica ricorda questi soggetti come il mostro di Firenze. È una e parte. Questo Però non gli altri nomi per gli errori che comunque sono stati commessi. Ora dicevamo perché delle testimonianze prese per buone, quando invece... Nessuno le ha messe in evidenza, perché c'è stato un appiattimento in quegli anni giornalistico terrificante. Quindi quello che proveniva era questo, cioè volevo arrivare, sì, a capire come è stato trattato mediaticamente quell'aspetto malissimo, lì, e questo... Malissimo. Ma questo altri casi, anche Via Poma stesso, quando ci fu il processo a Busco, che poi è stato assolto in secondo grado, in Italia funziona così, quando un processo diventa mediatico, caso Meredith che ho trattato, è la fine, si deve avere un mostro, si deve avere un colpevole, non importa che sia lui, l'importante è che c'è, perché bisogna dare una rassicurazione, bisogna dire l'abbiamo trovato, siamo bravi, state tranquilli, il mostro non ha più colpito. Da quando è arrestato Pacciani, altra cavolata, perché Pacciani è stato arrestato nel maggio 87 e il mostro smette nel settembre 85, quindi fanno passare delle notizie che non sono vere. Ecco, io volevo una cosa, si è parlato dei presunti mandanti, parecchio presunti, perché appunto chi sosteneva questa tesi dei mandanti diceva che Pacciani aveva una disponibilità economica ben al di sopra del suo lavoro di mezzadro, di contadino. Chi ovviamente non è di questo parere, dice no, Pacciani
lavorava dalla mattina alla sera, nonostante il suo pessimo carattere, era bravo nel suo lavoro e si faceva anche pagare, mangiava la suola delle scarpe pur di non spendere, faceva mangiare alla moglie, alle figlie le scatolette dei cani e semplicemente risparmiava. E... Allora, lo stato patrimoniale di Pacciani... Che io non conosco, sia chiaro. No, io lo conosco perché ci sono gli atti. Era di 156 milioni, 155 milioni e non di 900 come dice qualcuno. E non dico tutti documentabili, ma al 70% documentati, ci sono gli atti negli atti processuali, e se vuoi insomma si fa presto a ricostruirli. Quindi Pacciani compra questo rudere, aveva dei buoni fruttiferi, lavorava in nero, quindi appunto non hanno trovato, perché poi appunto parlavano, aveva queste case, aveva comprato una o due case per le figlie, però dice sì, ruderi che aveva comprato per quattro soldi e ristrutturato con quello che trovava nelle discariche. Parlavano di una macchina, ma alla fine era una Ford Fiesta, mi sembra, insomma, un'utilitaria alla portata di tutti, no, non una Ferrari. Questa cosa non è sopportata da elementi oggettivi. Non ci sono movimenti strani, no, sui conti. Ci sono dei versamenti, ecco, sia in concomitanza degli anni di omicidio, ma anche dopo, per esempio, 86, okay, 87, oppure 77, 78, quindi era in mezzo agli omicidi. Poi l'attività, se Pacciani faceva attività illecite o lavorava in nero, no? Questo può connotarlo come mostro, insomma, può essere un indizio. Sono tanti che dopo il lavoro vanno a fare un secondo lavoro a nero, per la causa che ha fatto per esempio a Rosselli del Turco, nessuno la cita, 20 milioni al suo datore di lavoro, con quei soldi ha comprato la casa. Nell'84 compra quella casa, quella famosa della maxi perquisizione, nell'84 la rimette a posto, era un rudere, la compra per pochi soldi, ne vende metà, quindi riguadagna più di quanto l'ha pagata, ok? E non ci abita mai. Il proiettile nell'orto, se lui non ci ha mai abitato, chi ce l'ha messo? Era in affitto quella casa, lui non ha mai abitato lì. Era in affitto a degli inquilini. Lui è stato arrestato nel maggio 87, la perizia ha stabilito che quel proiettile era interrato da massimo 5 anni, Pacciani materialmente e fisicamente non poteva mettere quel bossolo lì, quindi gliel'ha messo qualcuno. Questa non è teoria, è oggettività documentale. Bene, altre questioni? L'elenco sarebbe lungo. Questa è una cosa, tu sei un appassionato. Per strappare un sorriso. Sì. Lotti disse che il Pacciani lo agganciò per portarselo dietro per i delitti, dicendo: se non vieni con me, dico a tutti che siamo andati a letto insieme e quindi tutti sapranno che sei Finocchio. Questo è movente. Sì. Così tutti avrebbero saputo che anche il Pacciani... Questo è di uno dei più grandi casi di serial killer nel mondo. Cioè uno arriva e dice: oh, vieni con me, stasera si va a ammazzare una coppia. Geniale.